Bergamo, capitale italiana della cultura 2023. Approfittiamo di questo ponte del 25 aprile per andare a fare una passeggiata in città. Seguiteci. Primo acquisto della giornata fatto, Atalanta Store, cappellino, ci siamo? Forza Atalanta, vai! Piazza Giacomo Matteotti, stiamo entrando nel cuore della Città Bassa, andiamo a fare una passeggiata. Per chi vuole c'è anche la possibilità di prendere il trenino. Sediamo per un caffè qui nelle viette del centro. Bergamo è una città tutto sommato piccola, a misura d'uomo, si può facilmente passeggiare e nell'arco di una giornata si può visitare tutta la zona dalla Città Bassa alla Città Alta. Sempre lungo via 20 settembre, l'itinerario che parte da Porta Nuova, vicino dove abbiamo parcheggiato la macchina, abbiamo utilizzato un parcheggio coperto che si chiama Central Parking, non propriamente economico, circa 12 euro di tariffa massima giornaliera, nei giorni festivi circa 15, nei giorni feriali, ma molto comodo, al coperto, chiuso, un pochino più agevole rispetto alla zona della stazione, dove però ci sono dei parcheggi all'aperto che costano un po' di meno. Fate ciao! Ciao! Alcuni sentieri di passeggio lungo Bergamo Bassa, lasciandosi alle spalle Porta Nuova si può imboccare il sentierone che risale al 1620 e oggi è considerata una delle vie più importanti per lo shopping e per le passeggiate festive. In cammino! Usciamo dalla chiesa di San Rocco e proseguiamo lungo via Broseta. Aprile, sotto il sole, passeggiata per Bergamo. È eccezionale. Proseguiamo in centro, via Sant'Alessandro, in direzione della chiesa di Sant'Alessandro in Colonna. La chiesa di Sant'Alessandro in Colonna si trova lungo la passeggiata per andare verso la Città Alta, ma perché esiste la distinzione fra Bergamo Alta e Bergamo Bassa? Beh, proprio perché le due zone si distinguono per la posizione geografica. Bergamo Alta è arroccata sui colli, mentre Bergamo Bassa è proprio sita ai suoi piedi. Via Sant'Alessandro in salita, l'idea era quella di prendere la funicolare per raggiungere la Città Alta, ma vista la bella giornata e visto che noi siamo coraggiosi, la facciamo a piedi. Let's go! Ci siamo lungo le mura antiche, patrimonio UNESCO. Guardate che panorama. Piramide.
selfie dopo la salita? Entriamo dalla porta San Giacomo 1593, una delle quattro porte d'ingresso per la Città Alta. Ciao! Quando la giornata è calda, lavatoio di Via Lupo 1891. Piazza Vecchia, qui si respira la storia antica di Bergamo, il Palazzo della Ragione, la Torre Civica, il Duomo e la Basilica di Santa Maria Maggiore. Poco più in là anche la Cappella Colleoni. Andiamo a visitarle. Salita al campanone, ascensori o scale? I ragazzi hanno scelto l'ascensore. Vergogna, vergogna. Allora, ricordo 230 scalini, ma per chi vuole c'è l'ascensore, per i più piccoli non c'è assolutamente nessun problema, guardate il panorama. Tira molto vento, ma si possono ammirare la Val Seriana, le Prealpi Bergamasche, la Val Brembana, fantastico. Saliamo ancora, eccoli qua i ragazzi, li abbiamo ritrovati. Cristian, guarda in alto cosa c'è. Nicole. Quasi 53 metri d'altezza, ma ne vale assolutamente la pena. Vi ricordo che il biglietto d'ingresso è gratuito fino a 10 anni, ridotto costa solo un euro dagli 11 ai 17 anni. Il biglietto d'ingresso comprende anche la visita al Palazzo del Podestà e agli scavi archeologici. Vediamo cosa c'è dentro. Il Museo del Cinquecento è un percorso multimediale e interattivo fatto di immagini e suoni, è un viaggio indietro nel tempo che vi consigliamo assolutamente di fare. Appena fuori dall'uscita del museo troviamo la Cappella Colleoni, dove riposa Bartolomeo Colleoni, capitano di ventura che lavorò principalmente al servizio di Venezia. Si tratta di una chiesa costruita tra il 1470 e il 1476, esempio rinascimentale, all'interno del quale vi è il sarcofago stesso di Colleoni. Piccola curiosità, sulla parte esterna della chiesa c'è il simbolo di Colleoni stesso, tre testicoli dorati che bisogna toccare per avere fortuna.
tra le cose da fare a Bergamo, mangiare un gelato alla stracciatella nella gelateria dove hanno inventato la stracciatella. Con la funicolare di San Vigilio in appena un minuto di percorrenza per vedere il punto più in alto della città. Ciao Christian, sei stanco? Sì. Entriamo nella torre del castello di San Vigilio. Ce la faremo, Nicole? No, non vedo. Niente, abbiamo lasciato la mamma sotto, noi siamo saliti. Bravi per noi. Salutiamo Bergamo dal punto in cui siamo partiti questa mattina, grazie per averci seguito, speriamo che il video vi sia piaciuto e come sempre ciao alla prossima avventura. Ciao! Ciao.